Signor Farina, benvenuto, benvenuto a Ritardati si diventa. La nostra trasmissione, come lei sa, si occupa di ritardati, intervista ritardati ed ha un pubblico di ritardati. Salutiamo tutti i nostri affezionati ritardati. Quindi buongiorno, signor Farina, siamo lieti di averla qui. Hey là, buongiorno. Buongiorno, la prima domanda è ovvia. Lei è un ritardato o abbiamo sbagliato a invitarla? No, certo, sono ritardato e sono felice di esserlo. E essere ritardato è il mio modo di essere puntuale. Puntuale con la mia natura, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Senta, Farina. Ma lei è ritardato anche a letto? No, ecco, mi viene un po' da sorridere. No, perché a letto probabilmente è proprio l'unica occasione in cui non sono ritardato, ma velocizzato. Sì. Farina, senta, ci spieghi un po' la vita di un ritardato. Come vive un ritardato oggi? Beh, guardi, io non mi voglio, mi piace essere un ritardato, che non voglio essere così, non voglio adeguarmi alla velocità di questi tempi che stiamo vivendo, dove tutti vanno di fretta, non hanno, appunto sono tutti velocizzati e secondo me essere ritardati è un modo per tornare all'intelligenza, alle origini dell'intelligenza. E quindi soffermarsi soprattutto, io sono uno che si sofferma, gustare il mondo con le pupille, guardare, osservare, ascoltare, leggere. Per esempio in questo periodo sono affascinato da Hebel e adesso le leggo. E sai perché mi piace Hebel? Perché è un guardone come me, è uno che si soffermava. Strappare all'eco l'ultima parola. Vede? Se lei si sofferma su questa frase, strappare all'eco l'ultima parola, chi può farlo? Possono farlo solo i ritardati. Una rosa talmente matura che una farfalla la sfoglia col suo lieve battito d'ali. Quindi lei si sente un po' come questa rosa matura? Sì, io mi sento così, mi sento... tutto mi sfoglia, io sono uno che si sfoglia proprio con una facilità incredibile, il mio cervello si sfoglia. Oppure quest'altro, senta, pettinarsi il cervello. Ecco, la nostra trasmissione, Ritardati si diventa, lei lo è diventato molto bene, complimenti, lei ha dei ritardi veramente magnifici, dei ritardi molto puntuali appunto paradossalmente, e, appunto si concede anche delle pause, noi non siamo vittime dello schema temporale televisivo, no? Lei l'avrà capito, ci concediamo anche delle pause. Tipo così, non bisogna sempre fare una domanda dopo l'altra, adesso ci guardiamo. La domanda che un po' facciamo a tutti i nostri ospiti ritardati, innanzitutto però la ringraziamo di essere arrivato puntuale perché alla trasmissione, ma essere ritardati poi... Non è che poi alla fine uno fa una vita isolata dal contesto dinamico della società, una vita come sotto una campana di vetro. Non è vero, non ci si sente isolati, no, assolutamente no.
Lei è un uomo disperato. Sì. Però ho una disperazione ritardata. Nel senso che è una disperazione stupida, che non capisce. Non si capisce, non si comprende, non capisce un cavolo. Una disperazione scema, capisci? Quindi in fondo una disperazione ritardata si avvicina un po' alla felicità. Ascolti questo pezzo di Hebel sempre. Lui si immagina così un obitorio e di fianco all'obitorio un venditore di uccelli. E quindi fuori questi uccelli cinguettano allodole e petti rossi. Dentro giacciono i morti. Nessuno passa senza farci una capatina all'obitorio. Il garzone del carrettiere smonta da cavallo ed entra. La serva con i bambini che ha prelevato da scuola trova il tempo di affacciarsi un momento. Neppure gli ubriachi tirano dritto. È come uno spettacolo. Si vede il quinto atto di una tragedia e senza pagare il biglietto. Questo ci dice Hebel, ci fa immaginare Hebel, il guardone, colui che osserva. Bisogna osservare, guardare, rallentare i propri passi per scrivere queste cose. E immaginarsi così questa scena, gli uccelli che cinguettano fuori, dentro i morti che giacciono. Ecco, il ritardato... probabilmente si ritarda, cioè il ritardato ritarda se stesso perché non vuole dimenticare i morti che stanno nell'obitorio, i morti che stanno nel suo cuore di ritardato. Non vuole dimenticare, però nello stesso tempo è sensibile al pettirosso, all'allodola. Il ritardato è molto sensibile, è una persona molto sensibile. Farina, ok, dai, finiamola. Comunque lei non scopa, giusto? No, scopavo un tempo, adesso non scopo più. Sono in ritardo, appunto. Dovrei trovare un'altra ritardata, come me. Perché venire insieme a lei probabilmente da ritardate, senza offesa ovviamente, noi amiamo i ritardati. Bene, quindi direi che non abbiamo più nulla da, cioè i nostri spettatori immagino siano soddisfatti da questo incontro con lei. Devo dire che lei è uno dei migliori ritardati che ho mai incontrato. La salutiamo con tanto affetto, con tanta simpatia, empatia, con un pizzico di pietà, e quindi noi adesso chiudiamo la trasmissione con la solita sigla che ci contraddistingue. Salve Farina. Heila, ciao e grazie di avermi invitato. Ciao. Signor Farina vuole ballare insieme a noi la pizzica?